Shakalaka boom ragazzi, benvenuti ad un nuovo video sulla top 5. Oggi, siccome mi hanno consigliato questa top 5 che è veramente interessante, vi dico subito che da questa top 5 sono stati esclusi, allora, Resident Evil, perché sinceramente io ho giocato a tutti i Resident Evil, sono stato un appassionato di Resident Evil, ma come dire, si sono andati a perdere nel tempo. La storia è sempre fantastica, però mancava qualcosa appunto in horror. Sono stati esclusi tutti gli altri indie game, Drake, Slender e tutte le altre mod. Però ho inserito uno di questi giochi simile, perché dopo vedremo perché quello considero veramente un gioco horror. La classifica è personale, non mi venite a scrivere nelle critiche bla 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 bla, perché la cosa è poi voi mi scrivete la vostra appunto. La vostra top 5 nei commenti. Iniziamo subito. Top 5 sui 5 giochi horror più paurosi. Via con la posizione numero 5. Apriamo le danze, ragazzi, con Dead Space che si trova alla posizione numero 5. Ragazzi, ho giocato a tutti e tre i Dead Space, magari forse il terzo un po' di meno perché. Ma il primo Dead Space è qualcosa di agghiacciante. Una suspansa assurda, degli ambienti veramente angoscianti. Per non parlare del fatto di quei mostri che ti sbucavano dal terreno, dal soffitto all'improvviso. Continuando a dire che questo gioco è della EA, Electronic Arts, ed è veramente fatto bene, ve lo consiglio vivamente se vi volete veramente impaurire o cagarvi addosso, la stessa cosa. In questo gioco potrete mutilare i vostri nemici con pistole laser, fucili laser, lanciafiamme e girovagare per lo spazio nelle falle della nave. Molto fantascientifico. Ma non ci facciamo ingannare da questo, ragazzi. Dead Space è veramente un gioco. È stato consigliato anche da Dario Argento. Alla posizione numero 4 troviamo quest'altro, via. Alla quarta posizione, ragazzi, troviamo Fear 2, Project Origin. Bene, devo dire che ho giocato a tutti e tre i Fear anche questa volta, Fear 1, Fear 2, Fear 3, ma il Fear 2, ragazzi, hanno veramente fatto una cosa grandiosa. Sono riusciti a combinare lo sparatutto, che io amo, gli sparatutto, amo Call of Duty, allora vabbè, non ci diluiamo in questo. Sono riusciti a combinare lo sparatutto con il paranormale. Ed è una cosa che io ho apprezzato fin da quando ho iniziato Fear 2. Distribuito dalla Monolith Productions. Fear 2 si appoggia, vabbè, per PC, è stato creato per PC, PlayStation 3, Xbox. Fear 2 si appoggia su PC alla piattaforma Steam, nel quale è scaricabile, vabbè, soprattutto a pagamento, e invece tutt'altra cosa su Xbox e PlayStation 3, in cui, vabbè, dovrete acquistare il normale gioco. Andando avanti, passiamo alla posizione numero 3, occupata da. Alla terza posizione, ragazzi, troviamo Amnesia, The Dark Descent. Ragazzi, Amnesia è un gioco che merita, è totalmente gratuito, infatti vi posterò il link di dove scaricarlo sotto qui, sotto qui e non sopra. E che vi dirvi di Amnesia? Potrei parlarvi di Amnesia per ore e ore, vi tengo solo a precisare che noi saremo il protagonista è un giornalista, un giù di lì, una cosa di questa, che si ritrova in un castello completamente stordito. E appena saremo svegli dovremo scendere sempre di più in questo castello mostruoso che nasconde tante insidie. In questo gioco non avremo armi, ma avremo solo una lanterna con dell'olio che naturalmente più la useremo, più l'olio scenderà sempre di più. E la grande cosa di questo gioco è che quando saremo in posti bui la nostra sanità mentale scenderà. Appena scenderà la nostra sanità mentale, inizieremo a andare per in giro per i corridoi a fare così. Una volta scesa la sanità mentale, scenderà anche la salute e quindi moriremo. La suspense e
gli ambienti sono la vera punta di diamante di questo gioco, che vi consiglio anche con delle mod che si possono scaricare dai siti naturalmente gratuiti. E ragazzi, fa veramente cagare sotto. Potrete vedere i miei video infatti nella playlist Amnesia The Dark Descent con varie mod. Bene, dopo ex questo exploit di Amnesia The Dark Descent, passiamo alla posizione numero 2. Vi devo per forza dire il nome di questo gioco? Ve lo devo dire? E allora ve lo dico. È Paura! Non è Doom! Ragazzi, questo gioco è spettacolare! Vi fa cagare sotto, vi fa saltare dalla sedia! In tutte le maniere! Spara tutto, horror! Veramente incredibile! È fatto tutto bene, gli ambienti sono cupi, stretti, claustrofobia! Vi può far cagare sotto! Agli incubi la notte di quel mostro. Ve lo consiglio, ragazzi. Ve lo consiglio. Spendete questi 9 euro per il PC. Per favore. Per favore. Almeno in questo gioco. Vi prego. Bene, parliamo un po' del gameplay. Nel gameplay non c'è niente da dire. Uno sparatutto in prima persona. Armi, fucile, pistola. All'inizio avremo la pistola. Vabbè, come ogni sparatutto che si rispetti. Vorrei sottolineare, però, non il fatto del gameplay, ma è proprio il fatto di sviluppo di Doom. Vi ricordate i primi Doom? 1900 e qualcosa. Non mi ricordo adesso quando fu inventato il primo Doom. Ma ha fatto un'evoluzione incredibile. Vi ricordate Doom 2? Vabbè, applicato a quei tempi era più che giustificabile, forse. Adesso è merda. Cioè, Doom 3, anche fino ad oggi, che non so, mi ricordo quando è uscito. Ancora oggi, la gente ci gioca. Ci gioca perché la grafica è qualcosa di mai visto. È spettacolare. Ed è il primo horror sparatutto che è stato creato, secondo me, il migliore. Del gameplay che dobbiamo dire? Il gameplay avremo, vabbè, sempre il solito sparatutto in prima persona con un vasto assortimento di armi tra i mitragliatori, i lanciafiamme, i bazooka, non mi ricordo i bazooka se c'erano. Comunque il fucile a pompa che ci aiuterà contro i mostri che sparano palle di fuoco. Odiosi, odiosi. Acquistatelo ragazzi, vi conviene, questo gioco vi darà molte soddisfazioni. Passiamo alla posizione numero 1 e si aggiudica questa top 5 di oggi. Prima posizione ragazzi per Juon the Grudge. Questo gioco ragazzi non è per i deboli di cuore. Ve lo dico con tutto il cuore, che gioco di parole. Questo gioco fa veramente cagare addosso, ragazzi. Fa veramente cagare addosso, ma proprio sapetela letteralmente. Io ci ho giocato alla Wii ed è un survival horror. Dovremmo fare praticamente per sopravvivere. Shake it, shake it, shake it, shake it. Però per molte volte verremo presi da questa bambina, bruttissima come la morte. E dire, il gameplay si basa tutto su questo telecomando Wii. Che dovremmo shakerare come uno shaker, 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 shaker per toglierci dalla presa di quella brutta bambina. Che vedremo anche in alcune sezioni che camminerà al contrario, così io non ci riesco perché non sono impossessato da Satana. Di grafica devo dire che è veramente impressionante. Cioè impressiona, non è che è impressionante perché è bella, perché impressiona, che. Se volete un consiglio per giocarci a questo gioco, giocatelo alle prime luci dell'alba, mai di notte, mai di notte, mai. Non fate mai questa cazzata, ragazzi. E se poi te ne penti? Tornando al nostro gioco, questo gioco si aggiudica la prima posizione. E che dirvi, ragazzi? Cercate di procurarvelo perché ultimamente questo gioco non si trova dappertutto, anche che è coreano, cinese, non so, giapponese, giapponese, giapponese. E concludiamo questa cosa dicendo che Juon the Grudge fa veramente pisciare addosso. È proprio una spalla sopra a tutti questi qua che abbiamo detto, ma anche quelli di prima se la cavano. Si conclude anche oggi la nostra grandissima top 5. Ricordate ragazzi di continuarmi a scrivere i vostri commenti, dirvi quale top 5 volete. Ci possiamo anche evolvere, mettiamo anche top 5 dei film romantici, film horror, film merda, film
di sta minchia, film di questa, film di tua madre e basta, film di Cicciolina, film di vabbè. Quindi commentate ragazzi, ma soprattutto iscrivetevi per nuovi video. Bro! Diventate bro oggi, oppure domani, oppure se non lo fate domani, fatelo ieri, oppure bro!